Ciao, sono Marco Colitto, istruttore di tecniche di guida stradale della Federazione Motociclistica Italiana. Vi parlerò del fondamentale di guida che credo sia quello che di più appassioni, diverta e stimoli discussioni tra gli appassionati motociclisti. Ovviamente sto parlando della curva. Il breve tempo però a disposizione non mi consentirà una trattazione esaustiva ed esauriente dell'argomento. Quindi sono quelle che seguono essere considerate come delle pillole di concetti base, di tecnica. Possiamo dividere la curva, analizzarla in tre settori. Il primo, la fase di inserimento, il secondo, la fase di percorrenza e il terzo, la fase di uscita. Arrivando a una curva, rallentiamo, chiudiamo il gas, freniamo se necessario, scaliamo o comunque selezioniamo la marcia che riteniamo più opportuna per affrontare quella curva. Più opportuna che significa? Significa che ci consente di avere un regime di rotazione del motore tale che non sia troppo elevato, così che quando dopo vado a riprendere il gas e a dare trazione la moto potrebbe avere comportamenti bruschi non gestibili, o viceversa un regime di rotazione troppo basso per cui la moto potrebbe avere difficoltà a riprendere quando apre il gas e addirittura a spingersi. Quindi accelero, freno, scalo, seleziono la marcia e piano piano incomincio a spostare il busto verso l'interno della curva, con lo sguardo rivolto al centro della stessa. Ecco, in questo momento io inserisco, e questa è la fase di inserimento, sono con il busto verso l'interno della curva, lo sguardo al centro della stessa, gas chiuso e senza utilizzare i freni. A questo punto inizia la fase di percorrenza, lo sguardo si sposta verso l'uscita e io piano piano prendo in mano il comando del gas, accelero e do trazione per consentirmi di mantenere quella velocità sufficiente a percorrere la curva. Infine arrivo all'uscita, piano piano rientro con il busto, do gas, do trazione e esco dalla curva. Perché è importante muoversi con il busto verso l'interno della curva? Il più possibile. Perché in questa maniera riusciamo a tenere la motocicletta più rialzata e quindi di non utilizzare una parte più centrale del pneumatico, che sicuramente mi garantisce più aderenza, ma soprattutto ho ancora del margine di spalla da utilizzare in caso ci sia necessità di effettuare delle correzioni, una curva che stringe più di quanto non avessi previsto all'inizio. È quindi una questione di sicurezza. La cosa importante è che il movimento del busto venga fatto senza appoggiarsi, aggrapparsi, spingere o tirare sul manubrio. Noi diciamo che il busto deve essere autoportante, cioè si sostiene con il lavoro degli addominali e dei lombari. In questa maniera si è dolci sul manubrio, non si crepa sulla moto, non si irrigidisce e appesantisce il sistema e si possono effettuare tutti quei movimenti del busto necessari a contrastare le forze che di volta in volta si sviluppano con la dinamica del veicolo, ovvero quando accelero io vado leggermente più in avanti per contrastare quella forza che mi spinge indietro, al contrario quando freno posso arretrare un pochettino per contrastare la forza che mi spinge in avanti. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea, ma è il sedere? Uscire con il sedere, uscire con il bacino non è sbagliato, c'è da dire che la velocità stradali non serve a molto. Ma soprattutto la difficoltà è quella di fare questo movimento in maniera molto coordinata con il movimento del busto, ovvero io continuo a uscire con il busto, scivolo sulla sella e faccio comunque quel movimento 10-15 cm più verso l'interno della curva. Questo movimento mi consente di tenere a parità di altre condizioni, quindi di velocità e di raggio di curva, la moto ancora un pochettino più dritta. Potrebbe essere molto utile in condizioni di scarsa aderenza, di minore aderenza sul bagnato, sul fondo non perfettamente pulito, ma certo in condizioni normali, con le velocità da codice che si dovrebbero sviluppare sulla strada, non serve a molto. Attenzione che spesso si vedono motociclisti che assumere una posizione diciamo un po' avvitata sulla motocicletta, per cui c'è un grande movimento del bacino ma la testa e il busto sono ancora centrali rispetto alla moto, non c'è quindi un grande spostamento di massa, la moto non resta più dritta a parità di altre condizioni e questa posizione in più è una posizione scomoda, vincola molto il pilota, non è più in grado di effettuare quelle correzioni che potrebbero essere necessarie.
ma vediamo un attimo la traiettoria. E anche qui analizziamo secondo l'analisi dei tre settori, inserimento, percorrenza e uscita. Nelle curve a sinistra in inserimento io mi terrò sul margine destro della strada, quasi a percorrere la traccia della ruota destra delle automobili che passano continuamente. Questo perché? Perché quello è il punto sicuramente più pulito, e poi perché quando percorro una curva a una certa velocità e sono in piega occupo una sezione molto ampia, e quindi per evitare di invadere la corsia opposta devo intenermi sul margine destro. E quindi anche in fase di percorrenza io continuerò a seguire la traccia della ruota dell'immaginaria macchina che mi precede in maniera parallela al margine destro della strada, senza fare quel lavoro di accentrarmi verso la curva, cioè di raggiungere la cosiddetta corda, che funziona in pista ma che strada è pericoloso, perché più mi avvicino alla riga di miseria e più parti del mio corpo si avvicinano in una zona pericolosa, e a volte le ruote sono nella parte giusta, cioè oltre nella parte mia, parte della carreggiata, ma testa, busto, spalle sono oltre la riga di miseria e contromano. E in uscita continuerò a restare verso il margine destro o mi accentrerò un pochettino, anche in relazione alle difficoltà che presenta la strada subito dopo. Nella curva a destra il discorso è leggermente differente, soprattutto per le curve in montagna, quando abbiamo sul fianco un costrone che ci impedisce la visuale della curva. Inoltre poi le curve a destra hanno un raggio naturalmente più stretto, e quindi in fase di inserimento mi porterò leggermente più verso il centro della mia corsia, inserirò, e poi in fase di percorrenza, mano a mano che mi rendo conto di quello che sta succedendo, guadagnerò il margine destro della strada, la zona più sicura della mia corsia, perché lì in quella posizione posso evitare qualsiasi veicolo che dovesse tagliare la curva in senso opposto. Lo sguardo rivolto sempre verso il punto più visibile sulla destra, il più lontano possibile. Ecco, il tempo a disposizione è finito, chiaramente non è stato possibile affrontare tutti gli argomenti, come per esempio l'uso del freno posteriore per correggere un ingresso troppo veloce, una traiettoria non perfettamente corretta, l'utilizzo delle pedane, e per questo io vi consiglio di provare a seguire dei corsi, a frequentare dei corsi, c'è sempre qualche cosa da imparare, attenzione però a selezionare, diciamo, persone fidate, competenti, e in questo senso vi consiglio di seguire corsi organizzati dalle scuole certificate della Federazione Motociclistica Italiana o dalla Scuola Motociclistica Federale stessa. E quindi è tutto, vi saluto e ricordo che in pista si corre ma su strada si scorre, e speriamo di poter uscire il prima possibile con le nostre moto al termine di questa emergenza. Ciao a tutti.